Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video, ben ritrovata a me, è un po' che mancavo, però con sto caldo, con queste temperature non ho avuto voglia di registrare video. Adesso sono in procinto di partire per una settimana di vacanza, una settimana tanto attesa, visto gli ultimi anni che ci hanno tenuto bloccato, e ho fatto una piccola selezione dei profumi che mi porterò, vado in Svizzera. Vado a trovare una mia amica, lì le temperature sono più accettabili rispetto alle nostre, lì ha anche già piovuto, fa caldo, comunque non c'è l'afa che c'è qua e si sta molto meglio, per cui mi porterò via dei profumi che già conosco e altri che invece non conosco, che voglio avere l'occasione di studiarli un po' di più. Allora, il primo profumo di cui vi voglio parlare, che mi porterò, intanto sto guardando di andare a pescare lo screenshot. È Palais Jamais dietro. Allora, questo è un omaggio che mi ha fatto, come tutto il resto, Rosa, la mia amica del canale Profumo di Rosa. È un profumo Palais Jamais dietro, buonissimo. Mi è piaciuto subito dal primo spruzzo. Io ultimamente sono attirata, lo sapete, per chi mi segue, dai profumi verdi, aromatici, freschi. E questo è un profumo che mi ha dato la possibilità di conoscere meglio, di approfondire la conoscenza della nota del vetiver. Allora, io la conosco la nota di vetiver, però questo è un vetiver terroso, per cui è qualcosa di nuovo. È un profumo che mi fa star bene fin da subito alla mattina, soprattutto con queste giornate calde, che dà proprio una sensazione di freschezza, di star bene, puliti, pronti con la carica per affrontare la giornata. E si discosta appunto dal solito, di solito queste sensazioni me le danno le note agrumate, però noto che appunto dall'anno scorso che mi sono avvicinata a questo tipo di fragranze, questa mi ha conquistato tanto fin da subito. È molto 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 buona. Etro è un brand, mi sembra, italiano e non ho mai provato niente, hanno di molto rinomato il patchouli. È un brand di nicchia. Rosa è stata gentilissima perché mi ha dato veramente tanto. Vi leggo un attimino la famiglia olfattiva, dice che ho preso su Fragrantica, dice che è aromatico, legnoso, agrumato, terroso, cuoiato, muschio vegetale, fumoso, erbaceo, verde. Verde, erbaceo, muschio vegetale, terroso, legnoso, aromatico, sì. Le note sono, le note, tra l'altro è del 1989 questo profumo, è ben datato, però è ancora in commercio, vuol dire che piace molto e che viene venduto. Le note di testa sono Petit Grain, bergamotto, gelsomino e mandarino, le note di cuore sono betulla, salvia e muschio, le note di base sono vetiver e muschio di quercia. Allora, a me piacciono i profumi aromatici, però bisogna stare attenti perché, ad esempio, quelli che ho provato dell'Hush, di cui vi avevo parlato, c'erano troppe note aromatiche, mi sembrava di essere su una piantagione, su un vivaio dove era nella zona erbe aromatiche e che poi troppo aromatiche, sconfino, le trovo più maschili, ma comunque anche troppo aromatico. Il profumo a me non piace neanche su un uomo, tantomeno su una donna. Qui la punta aromatica che è data dalla betulla ed è data dalla salvia, soprattutto dalla salvia, è data in giuste dosi. È buonissimo. Si sente anche un po' una parte agrumata che parte un po' all'inizio, perché per cui c'è questo agrumato verde, legnoso, terroso, che è bilanciato benissimo ed è molto molto bello. Bello, me lo porto via proprio per le giornate, stare un po', se scusate, stare un po' fresche e non penso che farò il viaggio con questo profumo, scusatemi, sarà un altro, dopo magari ve lo dico, e non è un profumo da sera, non è un profumo affascinante, non è un profumo elegante, però è il profumo che fa star bene, che dà questa sensazione di freschezza, di voglia di partire, di che dà una carica, ecco, che io cerco soprattutto nelle giornate estive, così molto molto buono. Fatemi sapere se lo conoscete, buonissimo. Poi un altro profumo che voglio, questo lo conosco meno bene rispetto al Palais Jamais, e questo è Passoire di BDK, altro brand di nicchia. E qui è qualcosa che già conosco un po' di più, nel senso che siamo in presenza di fiori bianchi, del gelsomino, però non è il solito profumo ai fiori bianchi, molto femminile, molto elegante. C'è qualcosa di diverso, c'è la mela cotogna che si fa sentire. Questo appunto voglio studiarmelo bene, come durata, come persistenza e tutto.
Allora, legnoso, floreale bianco, fruttato, speziato caldo, dolce, agrumato, ambra, floreale fresco, muschiato. È del 2016, le note di testa sono zenzero, mandarino e pepe nero. Si sente ma poco poco lo zenzero, anche il mandarino bilanciato è benissimo, non è che ci sia non so, un'apertura, una nota che ecceda sulle altre. Le note di cuore sono mela cotogna, gelsomino del Marocco e fiore d'arancio. Il gelsomino si sente, non eccede perché a me è troppo carichi di gelsomino, troppo carico, il profumo del gelsomino non mi piace. Cioè, mi può piacere, ma per un attimo dopo mi stanca e mi dà noia. E si sente la nota della mela cotogna. Ecco qui che c'è qualcosa di nuovo per il mio naso, appunto, di insolito, non proprio il classico profumo bianco scontato. E poi alla fine dice cashmere, amberwood e patchouli del Singapore, per cui finisce con un fondo un po' caldo. Buono, anche questo particolare. Lo conosco appunto meno bene rispetto al Palais Jamais e me lo porto proprio per studiarlo un po' di più. Questo forse è più indicato per la sera, per il giorno preferisco soprattutto in questa stagione qualcosa di più fresco. Questo lo trovo molto femminile, lo trovo molto elegante. Buono, c'è la mela cotogna che per me è qualcosa di nuovo. Rosa mi fa sempre scoprire delle note nuove. C'è questa mela cotogna che mi piace tanto e dà un tocco di diversità. Poi, allora, mi porto dei profumi che invece già conosco. Mi porto il fico di ortigia. Non posso stare senza il fico, quest'anno sapete che è la nota predominante dei miei profumi. Mi porto questo qua di ortigia, che tra l'altro sto anche per finire. Se dovessi rimanere senza, mi porto quello di Erbario Toscano, che anche questo è buonissimo, veramente mi piace tantissimo. Penso che andrò in full size una volta che ho finito un po' di questi profumi di fico. E poi un profumo nuovo, che anche questo ho bisogno un po' di studiare meglio, che è sempre Fico, Fig Leaf e Sage di Kiehl's. Allora, Kiehl's per me è un brand proibito perché fa parte del gruppo L'Oréal. Comunque è un fico diverso rispetto a quelli che ho, un fico più verde, più erbaceo. Comunque anche questo è molto buono. Devo studiarlo un po' di più, magari quando torno, se vi fa piacere. Ne riparliamo magari sul passessuar e su questo. E anche questo è molto buono. È qualcosa che appunto, visto che sono in vacanza, che ho i ritmi un attimino un po' più lenti, ne approfitto per portarmi via dei profumi che conosco poco, che voglio scoprire, così ho il tempo di rifletterci un po' di più, perché magari se si è di corsa, così per la giornata, non si ha il tempo di riflettere sul profumo se c'è ancora o meno. Poi passiamo a... vabbè. Siccome so che può anche piovere e le serate magari sono fresche, non posso fare a meno di una vaniglia. E come avete visto, porto in vacanza tutti i decanter, piccole taglie, non mi sento di portare i flaconi interi in vetro. E questo qua comunque è in metallo, non ci sono problemi che si spacchi in valigia, anche perché farò il viaggio in treno. E questa è la vaniglia che mi aveva regalato dei coloniali, che mi aveva regalato la dolcissima Chris del canale Chris Beauty Channel. E questo dico, se c'è una giornata un po' più di brutto tempo, che fa freddo, che ho voglia di farmi coccolare dalla vaniglia, non può mancare. Poi non escludo che farò delle aggiunte, che oggi non ho trovato perché sono solito disordinata, metterò dentro perché ho visto che ho due decant, uno sono sicura, ma dovrei avere anche il secondo, a meno che non sia dello stesso profumazione, ma non credo, di due profumi di Jil Sander. Jil Sander è un brand che mi piace tantissimo, che me li ha sempre regalati rosa, me li porto via per studiarli un po'. E, il viaggio lo farò, presumo, con Orange Star di Tower, perché è buonissimo, anche perché una volta che poi sono in treno, che insomma non sto là a rispruzzare, ecco, gli svizzeri sono molto discreti con le profumazioni, non sono come magari i tedeschi che amano lasciare la scia, poi comunque appunto sarò in treno,
Non voglio essere, non voglio essere antipatica o indiscreta, insomma, nell'esagerazione del profumo, però mi piace avere un profumo che mi duri tutto il giorno, per cui già dalla mattina metterò l'Orange Star di Tower, che so che mi dura per parecchio, che anche quello mi dà una bella carica. Poi, quando sarò là in Svizzera, farò una giornata a Ginevra, ci sono le catene di profumi, le profumerie Marianou, che è qualcosa di diverso rispetto a quelle che ci sono qua, hanno sicuramente, e anche a Ginevra o comunque anche nel paese dove starò in Svizzera ci sono dei supermercati, siccome è comunque un cantone francese, anche lì si trovano spesso i profumini, magari quelli gourmand, la vaniglia, il cioccolato, a pochi prezzi, fatti molto bene. Volevo segnalarvi due cose, due profumi che ho trovato all'OVS che vi invito ad andare a sentire, che sono low cost e fatti bene, la vaniglia e il cioccolato. La vaniglia all'inizio è un po' cheap. Non è un granché, però poi finisce una vaniglia secca, non gourmand, molto 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 buona. L'inizio è un po' così, dopo si lascia andare ed è vale la pena per quegli 8 euro che costa sentirla. Il cacao ha un po' l'effetto contrario, è molto bello quando si apre, un cacao molto dark, molto nero, molto polveroso. E poi però magari entra una puntina di dolcezza, per cui quello poi ha la parte finale che non mi piace molto, mentre la vaniglia è lì in contrario. Però andate a provarli. Non so se penso di sono tentata per la vaniglia, se per caso siete passati per l'OVS, li conoscete tutto, fatemi sapere. Con questo io ho finito, sono piena di profumi, anche perché sono andata al tulipano e anche là ho fatto stragi di profumi, ne ho provati un sacco e niente, io vi auguro buone vacanze, ci vediamo al ritorno così se faccio qualche acquisto profumoso ve lo faccio vedere, magari vi faccio anche vedere qualcosa dei prodotti finiti. Vi auguro un buon fine settimana, weekend di Ferragosto, se andate in vacanza è tutto di relax. Un bacio a tutti e grazie per aver guardato questo video, ciao!